Buongiorno signore, posso aiutarla? Lavoro per la ferrotramviaria. Buongiorno a lei, certamente, gentile. Sa, sono appena tornato qui a Bari, dopo 40 anni di duro lavoro in Australia. Certo che questa struttura è davvero straordinaria, un vero gioiello architettonico. Grazie mille, sono contenta che le piaccia. Allora le do ufficialmente il bentornato in Puglia e in Italia. Dove deve andare? Devo andare a Bari, Bari città, dalle mie tre sorelle. Questa volta vado e non parto più. Sa, ho comprato una bella casa dove potremo vivere noi insieme. Allora se deve andare a Bari può seguirmi. L'accompagno prima ad acquistare il biglietto e poi ai binari. Il treno della ferrotramviaria la porterà in centro città in pochi minuti. Lei è così gentile. Sa, 40 anni fa questo aeroporto era soltanto un piccolo scalo e non c'erano treni che lo collegassero direttamente alla città. Certo che ne sono cambiate di cose in questi 40 anni. E lo sai che questo aeroporto è dedicato a Papa Karol Wojtyla? Oh my God! Allora, questo aeroporto è protetto da un santo. Ciao, ma tu così piccolo viaggi da solo? Sì. Buongiorno. Come possiamo aiutarla? Io dovrei andare a Bari, Bari centrale, la mia città. Certo, il biglietto preferisce pagarlo con carta o in contanti presso le nostre erogatrici automatiche? Ma con carta di credito, of course, in Australia noi paghiamo sempre con carta di credito. Certamente. Prego. Prego. Il suo biglietto. Thank you. You're welcome. Senta, se è possibile, le vorrei chiedere una cosa. Certamente. Senta, io vorrei tanto rivedere la mia vecchia casa nel quartiere dove sono cresciuto. Chissà quante cose saranno cambiate e quante invece saranno rimaste immutate. Eh sì, tante cose sono cambiate a Bari, ma sa, molti quartieri storici hanno mantenuto il loro carattere e fascino. Se vuole posso darle qualche indicazione per raggiungere il suo vecchio quartiere. Grazie, così gentile. Prego, insieme le diamo anche la nostra carta di servizi. Grazie, buongiorno a lei. Di niente. Buongiorno a voi. Arrivederci. Thank you.
passa tra poco. Abbiamo tempo. Ma che bella opera, questa nuova stazione ferroviaria. E quanta gente che ci passa. Eh sì, questa stazione è stata inaugurata nel 2013. Bari è cresciuta molto negli ultimi decenni. Effettivamente anche l'aeroporto è stato ampliato e modernizzato per far fronte al flusso dell'aumento di passeggeri. E questa stazione offre un metodo veloce e comodo per raggiungere il centro città. Wow, che opera, che ingegno, meglio di Sydney. Guardi, e poi le faccio vedere la nostra app. Se vuole, può consultare tutti gli orari dei treni e le informazioni in merito al suo viaggio. Certamente, lo farò, ma devo farmi aiutare da mia nipote. Sa, non sono tanto pratico con le nuove tecnologie. Bari, mia cara Bari, finalmente eccomi a te! Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro. Ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Per guardare ancora fuori, per non sentirci soli, per non sentirci soli, per non sentirci soli.